Ciao a tutti e bentornati su Colpo Gobbo, bentornati su questo canale. Oggi festeggiamo il primo traguardo di questo canale, Colpo Gobbo. Nato il 24 aprile 2017, io avevo l'ambizione di arrivare a 1000 iscritti entro il 1º gennaio 2018. Diciamo che questo traguardo è arrivato il 25 dicembre, il giorno di Natale. Non posso essere che entusiasta, per cui ringrazio singolarmente tutte le persone che si sono iscritte a questo canale e mi auguro di poterle accontentare maggiormente con la creazione di contenuti e video sulla quale puoi discutere, perché alla fine lo scopo di un canale YouTube non è solo quello di metterci la faccia e dire quattro cose sulla Juventus, ma è anche quello di creare delle discussioni interessanti nei commenti, e io credo che in questo intento ci sia riuscito tantissimo. Ringrazio tantissimo, oltre che gli iscritti, anche lo YouTuber Steam, la banda dei YouTubers che si è creata più o meno da poco e che continua ad allargarsi, una famiglia che continua a crescere e che non si tira indietro nel momento in cui c'è bisogno di dare una mano ad un YouTuber che è magari un po' più piccolino a livello di iscritti e di numeri. Infatti io li ringrazio uno per uno, dal Simone Avsim al Marchese Bianconero, al Nino JFC. Quando c'è stato bisogno di confrontarsi, loro erano sempre pronti a darti una mano e a tenderti la mano. Per cui veramente grazie di cuore a loro. Ringrazio anche Delio Petrelli, Milo Bruschi, veramente tutti quanti. E scusate se adesso non ho l'elenco delle persone iscritte di dimenticarmi qualcuno, ma se andate a vedere questo bel gruppo che si è creato, veramente siamo molto coesi e ci aiutiamo a vicenda. Io devo dire grazie anche a loro perché nell'ultimo periodo sono riuscito a fare un po' il salto di iscritti, di numeri, eccetera, anche grazie a loro. Per cui grazie di cuore, perché probabilmente da solo avrei arrancato, avrei fatto un po' più fatica. Per chi invece mi chiede cosa bisogna fare per portare avanti un progetto come un canale YouTube, allora innanzitutto liberarsi delle critiche che potrebbero arrivare da persone che magari ti conoscono e non tanto a fondo. Io vivo in una realtà piccola e sono sicuro che non sono stato risparmiato dalle critiche di tanti, ma sinceramente ho imparato a fregarmene. Questo era quello che volevo fare e lo voglio portare a termine. Poi non so quando sarà questo termine, ovviamente. Mi auguro fra tanti, 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 tanti anni, però sono andato dritto come un treno, sapendo anche che in tanti criticavano, sapendo che in tanti magari facevano dei commenti così così. Però basta veramente fregarsene. Un'altra cosa che io ho imparato con un canale YouTube è riuscire a parlare in pubblico, perché alla fine quello che si fa su YouTube è parlare ad un pubblico. Secondo me questa cosa è una caratteristica che serve ad ogni persona, perché dal momento in cui ci troviamo di fronte a una platea con questo tipo di esercizio qua, riusciamo veramente a spiccicare parola. E non è un lavoro semplice, non è da tutti, in tanti potrebbero vergognarsi, in tanti potrebbero andare come un treno. Io ho iniziato piano piano, se guardi i miei primi video mi vergogno, perché già all'epoca mi vergognavo un po' a parlare in pubblico così, invece adesso sono riuscito a liberarmi di quelle paure che secondo me facevano un po' da freno a mano al canale stesso. Continuerò a portare quelle che sono le rubriche di maggior successo, tra cui le live reaction, le rubriche di calciomercato, le rubriche sui commenti della Serie A, ma non solo, parlerò anche delle altre squadre, per esempio le reazioni degli altri tifosi quando la Juventus vincerà delle partite importanti, quando saremo estratti nella Champions League contro una squadra straniera e volete sapere cosa pensano loro di noi, io tenterò di portarvi il loro pensiero e ne avremo modo di discuterne. Poi c'è la live che è diventata un appuntamento fisso, tranne ovviamente il periodo natalizio, perché qua ho gravi problemi di infrastruttura, internet, ma non per colpa mia, proprio per colpa della regione stessa. E ve ne ho parlato durante gli auguri di Natale, è stato uno dei miei regali richiesti nella lettera a Babbo Natale, oltre ovviamente alla Champions League. Vi ringrazio di cuore, mi auguro di essere all'altezza della vostra iscrizione, anzi, mi auguro di poter far crescere questo canale in maniera ancora un po' più forte. Io vi saluto, un abbraccio a tutti quanti e fino alla fine, forza Juventus!